Per lavoro tutti i giorni varco un confine fisico, fatto di muri, muri di cemento, che mi portano in una realtà completamente diversa dalla realtà quotidiana. Il posto è quello che vedete qui in foto, è il carcere di Bollate. Il carcere di Bollate si trova ai margini della città di Milano, in una zona periferica, proprio a dimostrare quanto la società non si interessi della comunità penitenziaria, non si interessi del carcere. Chi entra in carcere fa un viaggio al passato, nel senso che il carcere è immutato. Da 300 anni a questa parte non è cambiato niente. Vedete, queste sono due foto. Questo è un carcere a sinistra, vedete il carcere di 300 anni fa, e a destra il carcere moderno, realizzato con delle moderne tecniche di edilizia penitenziaria. In realtà niente è cambiato, la filosofia sottesa a queste strutture è una filosofia che ci parla di isolamento, di segregazione, di emarginazione. Chi entra in carcere, dicevo, viene assolutamente disconnesso dalla realtà quotidiana. Si ritrova in una situazione irreale. Eppure ci siamo mai chiesti, e lo chiedo a voi, qual è il mandato del carcere? Qual è lo scopo del carcere, effettivamente? A questa domanda le risposte sono molto diverse. Le risposte dell'opinione pubblica. Ci sono quelli che se la sono cercata, quelli che vorrei buttare la chiave, quelli che devono marcire in galera, quelli che mi fanno pena. Si tratta di risposte molto di pancia, molto di emozioni. E dipende anche molto da quelle che sono le situazioni che si verificano nella realtà quotidiana e soprattutto molto spesso anche dal clamore mediatico che viene dato ai fatti di cronaca. E tenete conto che anche spesso il legislatore non è scevro da condizionamenti e si fa condizionare appunto dai fatti di cronaca quando deve decidere delle nuove fattispecie penali. L'articolo 27, terzo comma della Costituzione, dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La definizione è molto chiara in questo. Più difficile è capire quali sono gli interventi, gli strumenti, le risorse che devono essere messe in atto per realizzare questo obiettivo. Vedete, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Dal 75 ad oggi, quindi dalla riforma penitenziaria, dalla legge fondamentale, in realtà ci sono due dati che sono rimasti immutati e che dobbiamo leggere con attenzione. Il primo è quello relativo all'alto tasso di recidiva. Per tasso di recidiva si intende il numero dei reati commessi dalle stesse persone. L'alto tasso di recidiva da parte di persone che entrano in carcere. E poi un altro dato fondamentale è la spesa che lo Stato sostiene, che i contribuenti sostengono per mantenere il carcere. Ora, vedete, entrambi questi dati dal 75 ad oggi sono assolutamente molto alti. Ciò significa, e se si leggono con attenzione, che il carcere non è poi quello strumento così efficace, così di sicurezza sociale, così, come dire, richiesto o che dovrebbe essere richiesto in maniera così forte da parte della società. E quindi già leggendo questi numeri, questi elementi, dovremmo cominciare a pensare che forse bisogna individuare degli altri strumenti, delle altre misure, delle altre sanzioni che possono essere utilizzate proprio nel momento in cui si realizza uno strappo alle regole della società. La pena deve essere utile, ma utile per chi secondo voi? La pena deve essere utile, a mio parere, sia per chi la subisce, perché deve prendere consapevolezza dello strappo realizzato
e del danno commesso, dell'offesa commessa, ma anche deve essere utile per la società. E utile per la società significa, non significa necessariamente che la persona condannata deve entrare in carcere. Se questo non è, non realizza dei risultati di efficienza e di efficacia e di economicità. Quindi lo Stato che non insiste sulla pena del carcere non è necessariamente uno Stato debole, anzi non lo è affatto, è uno Stato che si pone, che legge la realtà e che si sofferma su degli strumenti, su dei rimedi diversi dal carcere. Il nostro sistema penale invece è molto incentrato ancora sul carcere al centro della giustizia penale e come dire, preferisce sempre colpire la libertà personale. Questo non soltanto nel caso di persone condannate, ma anche nel caso di persone in custodia cautelare, tant'è vero che il tasso di persone in carcere in custodia cautelare è molto alto rispetto agli altri paesi europei. Il carcere crea un'interruzione di relazioni affettive, di relazioni familiari, di relazioni sociali. È difficilissimo per la persona che entra in carcere continuare a mantenere delle relazioni normali con l'esterno. Pensate al padre che entra in carcere che ha il figlio fuori, figlio bambino che ritroverà poi da adulto nel momento in cui uscirà. È vero, negli ultimi tempi il carcere è anche molto cambiato, quanto soprattutto anche al rispetto della dignità della persona, quanto al rispetto delle norme e dei regolamenti. Ci sono, è vero, dei modelli di carcere, come dire, più aderenti anche al cambiamento della società. Ho portato qui delle foto che possono farvi rendere conto di alcune iniziative che si realizzano per esempio all'interno del carcere di Bollate e in cui come dire, il carcere sconfina, il carcere supera i confini, le muta stesse del carcere e fa in modo di essere trasparente e consente alla comunità di entrare, consente ai detenuti di uscire, consente quell'osmosi, quella contaminazione che è fondamentale se vogliamo veramente realizzare il reinserimento sociale delle persone nella società. Vedete, il ristorante in galera, per esempio, il ristorante all'interno del carcere di Bollate consente alle persone, ai cittadini liberi di entrare in carcere, di conoscere attraverso il ristorante le persone detenute che lavorano in carcere, che svolgono attività di cuoco e inservienti, oppure consente di conoscere la realtà in cui il carcere, in cui il ristorante si trova, così come il giardino, il vivaio che viene gestito dalla cooperativa Cascina Bollate, oppure ancora la scuderia con i cavalli. Si tratta di iniziative che servono per fare in modo che ci sia proprio quella contaminazione con l'esterno e che le persone detenute vengano accompagnate all'esterno in modo che gradualmente possano emanciparsi e possano riprendere in mano la propria vita. Questa per esempio è la sala cinema. L'anno scorso, prima della pandemia, abbiamo realizzato, siamo stati inseriti nella settimana del cinema di Milano e abbiamo inaugurato la sala cinema alla presenza del regista Salvatores con un film di Salvatores. Purtroppo si tratta di situazioni che attualmente, per esempio in piena pandemia, non potranno più esserci, almeno per quest'anno. Però, vedete, questo per esempio riguarda i mercatini di Natale. Le persone si iscrivono per poter entrare in carcere e poter prendere contatto con le persone detenute che realizzano dei prodotti, perché in carcere le persone sono le più varie. Il carcere è veramente lo specchio della società, da questo punto di vista è molto democratico. Ecco, un altro tabù da sfatare è il fatto che il carcere riguardi soltanto le persone che provengono da determinati contesti delinquenziali o di disagio sociale. In realtà non è così. In carcere ci possono andare tutti e quindi ci può andare il giudice, l'avvocato, il professionista, l'operaio, i famosi colletti bianchi. Ci possono andare anche certamente le persone che provengono da situazioni di emarginazione, ma il carcere rappresenta esattamente tutte le componenti della società.
Il detenuto non è una categoria, il detenuto è una persona che è stata condannata, che è entrata in galera e che però ha un passato e noi dobbiamo fare in modo che questo passato possa in qualche modo essere ripreso e possa essere e che da quel passato, da quegli errori possa veramente emanciparsi e possa davvero ritrovare una vita diversa rispetto a quella che ha vissuto fino adesso. Vi ho detto prima che entrare in carcere significa disconnettersi. Ecco, la disconnessione non è soltanto relazionale o sociale, la disconnessione è anche tecnologica. Voi pensate a che cosa significa in un momento come questo, in un mondo come questo, iperconnesso, entrare in carcere e non avere più accesso agli strumenti tecnologici. Non è una banalità. Gli strumenti tecnologici significa che non poter accedere ai telefonini, allo smartphone, non avere possibilità di contatto con l'esterno. Ecco, si crea una vera e propria disconnessione social, un vero e proprio disturbo cognitivo. Ecco, mi avvio a concludere. Io credo che la società del futuro debba interrogarsi sull'utilità del carcere, cioè se davvero vogliamo una società più giusta e se vogliamo davvero cambiare anche il mondo, dobbiamo pensare ad una società senza carcere oppure ad una società che releghi il carcere soltanto ai casi più gravi, lasciando invece tutto il resto a sanzioni diverse, perché il carcere, perché la pena è un fatto della comunità, è un fatto della società, non è appannaggio soltanto dell'amministrazione, dell'organizzazione penitenziaria. E quando dico che è un fatto della comunità, significa che tutta la comunità si deve interessare. Dunque, sta a noi capire se vogliamo continuare su questa scia oppure se invece vogliamo cambiare le cose. E cambiare le cose significa anche occuparci del carcere, occuparci delle persone che per qualche motivo hanno sbagliato, che sono state condannate, ma che non possono essere ridimensionate soltanto al fatto commesso. Grazie.